Cosa? Rocky, stiamo bisbigliando. Perché mi dispiaceva svegliarti. Oh, è un pensiero gentile, grazie, buonanotte. E levati dal mio letto e va nel tuo, scemo. Ma io non mi dispiaceva svegliarmi. La Cisa se n'è andata. Perfetto, anche bene. Io... Adesso spegni la luce e lasciami riposare, capito bene? E non muoverti più. Nessuna traccia? No, sì. Tu vai con loro da quella parte. Ti vuoi sbrigare? Ho voluto riporre i vestiti. Scusatemi, scarafaggi. Dove siete diretti voi? Scarafaggi e noi. E che cosa deve importare a te dove siamo diretti noi? E soprattutto, com'è io sento penetrare nel nostro penfilo privato? Ricordati che noi qui siamo in due e che possiamo buttarti fuori con la forza. Senti, Barbagianni, con tipi come te e il tuo compagno me la levo con un braccio solo. Tu ti fai prendere per il naso? Che bel sogno! Gli darò il fetto suo. Ora chiamo subito la legge. Perché scomodare la legge? Basta chiamare una guardia. Ci pensa lui ad arrestarlo. Perché tu vatti ora e fatti i fatti tuoi. Resto io a sorvegliare questo lesto fetto. Questa è una buona idea. Non lo perda d'occhio, mi raccomando. Fagli capire che con noi due non si scherza. Scherefeggi, Baba Gianni, vero? Me lo sai che mi verrebbe voglia di farti rimangiare quelle tue parolacce? Ehi, olio! Cosa? Devo parlarti! Venga subito. Mi permetti, Scusa, solo un momento. Cosa vuoi? Guarda, qualcuno ha tolto la banchina! È inutile guardare, ho già guardato io dappertutto, non si vede niente! Chi ti ha detto il permesso di seguirci? Se non abbandoni subito la nave, io telefono alla legge. Ma guarda... E rispondi con rispetto, sai? Tu non ti rendi conto chi siamo noi? No, chi siete? Beh, io sono il signor Olio e questo è il signor Stelio. Olio? Cosa vuoi? Non sei comi, senti tu, io... Dunque voi vi chiamate Olio e Stelio, Signor, sì. Da ora in poi tu ti chiamerai Allocco e lui Balordo. Non fate nessuna obiezione? Signor, no. E mi permette di domandare il suo riverito nome? Potete chiamarmi Nick. Ossequi, signor Nick. Che bel nomignolo, eh? È questo che vi presento, il mio fratellino minore. Adesso che ci conosciamo, trattiamoci in confidenza. Da amici. Molto onorato. Io pure. Bene, d'ora in poi riceverete ordini da me, capito? Sì, signore. E adesso preparatemi qualche cosa da mangiare.
Ma noi non abbiamo niente, neanche per noi stessi, è vero? No, niente. Basta, scendete giù e preparatevi subito qualche cosa. Ma non abbiamo niente. Avanti. Un pezzettino di pane. Muovetevi, peladroni. Vuoi forse far montare sulle furie il mio fratellino minore? No, Ciotto, metterà tutta roba improvvisata. Scendi giù, allocco. E chiamami quando è pronto. Ed eccomi ancora in un altro dei tuoi soliti pasticci. Non è colpa mia, allocco. E di chi è la colpa allora? E non chiamami allocco, balocco. Sei stato tu a farmi venire qui. Ma è l'ultima volta che ascolto le tue idee stremperate. E se mi salvo da questo garbuglio, ragionerò con la mia testa, d'ora in poi. E ora cosa diamo da mangiare al signor Non ci resta altro che fare un surrogato. Che cosa vuol dire? Vi faremo un pranzetto sintetico, capisci? Ma non abbiamo niente. Oh, come sei lento a capire. Vi useremo dei sostituti, per esempio. Useremo questo spago per gli spaghetti. E quel sapone lo gratteremo come cacio e così tutto il resto. Ma se lo mangia si avvelenerà. Oh, povero signor Nick! E poco male. Se non riusciamo a spacciare Nick spaccerà a noi. Hai ragione. L'istinto della difesa è comune a tutte le bestie e a noi. L'evoluzione... Questo è un bel pensiero. Grazie. Allora, l'evoluzione... Tu vai a accendere il fuoco. Dì, questa spugna ci può servire, no? Ciotto, fanno dei pezzetti che sembrino polpettine. È una buona idea. Ehi, ci pensi tu ad apparecchiare? Sì. Danno $5,000 di premio per la sua cattura. Bene. Quando avrà ingozzato quella roba, mi sembrerà di aver già quel premio sulla palma di questa mia bella mano. Mm. E non pensi a me? Sì, penserò anche a te. Preparo altra roba, va bene. Allora. Credi che gli piacerà un po' di lardo? Sì. Cucinaglielo bene. Che ci metti come salsa di pomodoro? Guarda un po' se trovi qualcosa che gli assomigli. Ehi, che ti pare di questa vernice rossa? Oh, fretta, riscaldala. E per il pane, di? Dovremmo fabbricarli dei biscotti. Va bene, ma con che cosa? Ho della polvere di talco nella valigia. Ehi, capitano! Uè, Mac, che cosa succede? Ho affittato il mio battello a due tipi buffi ieri. Hanno voluto uscire al largo, malgrado i miei avvertimenti. Sono ancora a mare e comincio ad essere preoccupato, capite? Beh, vedremo di rintracciarli. Grazie, capitano! A tutta forza! Oh, si presenta bene. E come no? Non sembra roba sintetica, eh? Magnifico. Che cos'è? È caffè. E con che l'hai fatto? Con un po' del tuo tabacco! Berrà e fumerà. Signor Nick! Il pranzo è pronto! Ah, sì, eh? Sì, signore, è meglio che lo mangi mentre è caldo. Bene. Roba buona, sa? Sembra davvero. Che odorino! Sono sicuro che sarà squisito.
Vuole una buona tazza di mocha? Dopo. Va bene. Ecco, le piacerò perché questa è la vera cucina casereccia. Davvero, fatta tutta con le nostre mani. Allora, se è così buona... Ecco, mangiatela. Come ha detto? Mangiala. Ma io non ho fame, non è vero, Olio? No, ed io sono a dieta. Non fate dire ancora, mangiate. No, grazie. Ehi, prendi. Un altro. Non vuoi gustarne uno? Ah, detesto i biscotti. Anche quando... Beh, forse uno. Beh, anche due allora. Guarda, io sono senza forchetta. Tieni, soviti pure. Ecco qui, balordo. Direi. Non c'è di che. Cucina casareccia, vero, Allocco? Fatta con le vostre mani, balordo. Assaggia una polpetta. Grazie. Non c'è di che. Thank you.
Questo è Nick Renner. Lo stanno cercando dappertutto. Mettetegli le manette. E rimorchiate questa carcassa in porto. Lo sapete che voi due avete guadagnato un... Ma come noi due? Il premio me lo sono beccato io solo. Ma non ve lo ripartite? Noi non partiamo. Lui me ne dà la metà, vero, Olio? Ma certo. De buoni fratelli. Ma come diavolo avete fatto a domare quel furfante? Oh, ecco, a me non piace lo domi da me stesso. Oh, andiamo, Olio, perché non glielo dici? Non devi essere così. No, io mi vergogno, diglielo tu, se allora vuoi. Allora lo dico io. Ecco com'è successo. Quando quei due vennero a bordo... Quei due? Sì, sì, Nick e il suo fratellino minore. Lei non ci crederà, ma io ebbi una splendida idea. Guarda che cosa feci. Ascolti. Corni, 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 corni.